Punto primo. Se inizio a parlare di HTTP, HTML, frizzi e lazzi, questa cosa qui vi sono più o meno chiare? Diamo per scontato che almeno un sito web sappiate più o meno come funziona. Quanti di voi hanno realizzato un sito web in con qualsiasi piattaforma? Non importa. Anche la cosa più sciocca del mondo. Allora, se è la cosa più sciocca, dice che... cioè, non importa, l'importante è... Ok, mi sono approcciato, ho dovuto realizzare un sito web, l'ho fatto. Con che strumento l'avete fatto? Sì, Dreamweaver 2.4 nel 96. Esatto, era nel 97. Allora... scritto in Notepad. Esatto, più magari. Allora... Al giorno nostri, sostanzialmente, i siti internet che vanno per la maggiore sono realizzati con questi due strumenti. Circa il 30%, cioè un sito internet su tre dei primo milione di siti internet che arriva dalle ricerche dei web server, è realizzato in WordPress. Circa il 42% è realizzato in PHP. Il che vuol dire che WordPress, che è fatto in PHP, più c'è un altro 10% di altri accrocchi fatti in PHP. Per la maggiore, lo stack classico su cui far girare questi strumenti è il classico stack LAMP. Cioè, Linux, siamo Linux Day, ci mancherebbe altro. Apache come web server. Forse è il caso che tolga un attimo di cose qui. Scusate. Lock. Mi ricorda un direttivo in cui uscivano sempre un pop-up. Apache come web server, PHP di cui abbiamo appena parlato, e come database ovviamente MySQL. Questo in un mondo ideale, perché in realtà non è così banale. Allora, proviamo a pensare a realizzare un normalissimo sito web in WordPress. Come si vede malissimo. Mamma santa. Scusate, ma qui non mancano proprio... Di là si vede bene. Ecco, guardate di là che è meglio, va? Ok. Allora, come funziona? Scusate, mi alzo anche un piede, faccio un po' il... Ho la mia utenza che atterra su un web server. Il web server eroga HTML, JavaScript, CSS. Ha un interprete PHP, se lo guardate là, cioè ovviamente stiamo parlando di un'ipotesi di un WordPress. Il PHP ha quello che di solito avrebbero chiamato firewall o web application firewall, cioè qualcosa che comunque mi generi un minimo di filtro rispetto alle chiamate che mi arrivano sul mio server. Ha un database dove pesca i dati che deve gestire. Ha ovviamente un sistema di caching, perché se non avete un sistema di caching siete morti, quindi il vostro sito web non sta in piedi. Fatto tutto il giro, di nuovo l'interprete PHP prende i dati che gli servono, ci applica un template sopra, genera l'HTML e viene ritornato al web server che lo rieroga al nostro browser. Con cui appunto stiamo navigando il sito. Questo è lo scenario più semplice. Questi sono i componenti che abbiamo con un sito WordPress proprio terra a terra. Ma siccome siamo bravi, facciamo degli ottimi contenuti, il nostro sito viene visitato tantissimo, ovviamente questo non basta più. Che cosa serve? Serve qualcosa di molto più complicato. Dobbiamo scalare orizzontalmente. Ci servono più server che possano gestire il carico. Il che vuol dire che io arrivo col mio browser, faccio www.tnlub.it, non posso più permettermi di far atterrare la mia utenza direttamente su un web server, perché il web server mi schianta. Ho bisogno di qualcosa davanti che eroghi il contenuto del sito il più possibile in maniera statica, cioè senza interrogare il PHP che interroga il database, eccetera, eccetera. E di solito si fa con una CDN. Una Content Delivery Network, in questo caso l'iconcina è quella di CloudFront di AWS, ma può essere una cosa qualsiasi. Se non trova il contenuto nel suo cache, la gira un bilanciatore di carico,
che va a bilanciarmi su un'ipotesi di 3 effettivamente server che gestiscono il nostro sito. Ciascuno di questi blocchi è una copia di quello che abbiamo visto prima, cioè un interprete PHP che pesca l'HTML, il CSS da qualche parte, tipicamente da uno storage, che non può più essere unico, perché se mi va giù lo storage mi va giù tutto il sito, quindi devo replicare anche lo storage. Che va a prendersi i dati dalla cache se c'è, anche qui non può più essere unica, perché se mi va giù la cache mi va giù tutto il sito, quindi devo replicare anche la cache. E poi eventualmente, se non lo trova nemmeno in cache, va giù nel database a prendere il dato vero e proprio. Anche qui il database non può essere unico, devo replicarlo per motivi di performance, perché così posso leggere da 3 server e non da uno solo, e di affidabilità. L'hardware si schianta, va giù il database, ne ho altri 2 e quindi comunque ho la mia... quindi riesco a generare ovviamente il mio sito. Anche qui di nuovo, qui questo è il sito, guardate che un sito a medio traffico è più o meno fatto così, e qui si aprono una marea di problemi che nemmeno immaginate se non avete mai realizzato un sito web con un minimo di carico. Il problema principale in questi casi sostanzialmente è quello dato proprio dal sistema di caching. È fondamentale al giorno d'oggi lavorare con la cache. L'idea che io arrivi su un sito, questo mi fa partire l'interprete PHP, che mi interroga il database, che mi ritorna i risultati, a cui vengono applicati i template e poi torna indietro, morta e finita negli anni 90, a dire il vero, però purtroppo ancora in uso. Perché questo? Perché ogni volta che voi accedete al database, questo ha delle latenze mostruose, latenze che non sono accettabili nel web moderno. Quindi dobbiamo minimizzare la latenza. Se voglio minimizzare le latenze, ho bisogno che i dati siano immediatamente disponibili. Come faccio a fare questo? Utilizzo dei sistemi di caching. Il primo, appunto, in questo caso è un esempio fatto con Memcache, ma può essere Redis, può essere quello che volete voi. Per cui, se l'interprete PHP richiede la stessa pagina che ha generato qualcun altro, la piglio dalla cache e non vado sul database. Questa viene già pre-renderizzata magari, quindi ho già l'HTML che non faccio altro che tornare indietro. A monte di questo, qui c'è una CDN distribuita magari globalmente, cioè che il nostro sito è internazionale, lo vedono da ogni parte del mondo, che si tiene in pancia tutto il nostro sito per un certo periodo di tempo. A un certo punto quella pagina scadrà e solo lo sfortunato utente che in quel momento tornerà a visitare la pagina dovrà fare tutto il giro e ritornerà indietro. Ora, questo è un'ipotesi ovviamente di lavoro. Tenete presente che WordPress, io ho fatto l'esempio di WordPress perché il 40%, cioè il 30% dei siti internet è fatto con WordPress, non perché sia qualcosa che io ami particolarmente, anzi, secondo me è la peggio cosa che sia mai stata fatta. Però oggettivamente è qualcosa che viene molto usato. Purtroppo, il paragone che faccio spesso io è WordPress è più o meno come Windows. No? È una chiavica di suo, però se lo tenete in bolla, cioè lo aggiornate sempre, state ben attenti, non installate l'ultima versione, aspettate un po' che sarà un paio di service pack perché non si sa mai, allora sta anche in piedi, cioè ci vuole molto molto amore e molta molta pazienza con WordPress. Purtroppo WordPress è proprio come Windows, cioè installi, butti su e poi ti dimentichi che ci sia. Il che vuol dire che il core di WordPress non è aggiornato, i temi non sono aggiornati, i plugin non sono aggiornati, tempo di un mese vi sventrano il sito. Quindi ovviamente un sito che vi è costato in infrastruttura mica da ridere. Perché poi anche al contrario, cioè, opa. Allora, qual è l'oggetto del contendere? E se io il mio sito invece lo generassi già a monte completamente statico? Quindi niente database, niente caching, niente sistemi di... niente. Io butto su HTML e CSS. E già lo so, fine. Alcuni potremmo dire, siamo nel 2019, davvero torniamo a fare siti internet come si faceva alla fine degli anni 90? Sì, perché no? Cos'è cambiato nel frattempo? Beh, sono cambiati moltissimo gli strumenti. I siti statici che si facevano all'inizio del 2000-2005, diciamo, fino all'esplosione dei siti dinamici, ovviamente erano proprio
HTML nudo e crudo, tabelline per mettere le cose in bolla, una cosa che non si poteva vedere già allora, ma adesso la cosa è cambiata. E che cosa è cambiato? Essenzialmente i CSS, cioè i fogli di stile, sono maturati, sono effettivamente uno strumento che ci consente di formattare il nostro sito in maniera efficace, anche basandosi sul device che noi stiamo vedendo, col quale stiamo vedendo, cioè il desktop mi deve fornire un'immagine del sito, il mobile mi deve fornire un'altra. Altra cosa che è esplosa ovviamente è la parte di JavaScript, pure troppo anche qui verrebbe da dire, però questi strumenti ovviamente ci consentono di rendere, fra virgolette, dinamici, poi vedremo come, un sito statico. Questa è più o meno una definizione di sito statico, cioè l'idea è che l'oggetto che mi eroga il sito mi eroga soltanto struttura HTML. Questo è come dovrebbe funzionare. Io ho i miei contenuti, ho un template che voglio applicarli, ho un oggetto che me li mette insieme e dopo lo pubblico sul sito internet. Questo, se notate, è sostanzialmente l'inversione di quello che si faceva con i siti web dinamici. Un sito web dinamico come funziona? Io arrivo sul sito, il sito, quindi il server che ospita il mio sito, genera il contenuto e me lo ritorna al mio client. In questo caso io, sviluppatore del sito, genero la parte statica e la pubblico sul sito, cioè sposto il carico computazionale dall'utente che fruisce al servizio a chi crea il contenuto, che se ci pensate è anche la cosa più ovvia. Quando è che aggiorno il sito? Quando modifico il contenuto. Quello è il momento in cui ho il carico computazionale, cioè devo fare il sito. Una volta che l'ho fatto, fine, ho modificato la pagina, non è che la devo rigenerare ogni volta, basta una volta solo. Quindi l'idea è sposto il carico lato creatore, diciamo, del sito. Essenzialmente questi siti funzionano perché? Perché lato creatore del contenuto, quindi chi fa attività editoriale ancora prima di chi fa lo sviluppo, non si mette a scrivere codice HTML, perché altrimenti sarebbe ingestibile, dovrei tornare davvero agli anni 90. Ma si utilizza un formato molto più snello e molto più semplice, che tipicamente è il Markdown. Quanti di voi hanno visto Markdown in vita loro? Nessuno ha un account su GitHub? Nessuno? Sì. Il Markdown è classico, cioè è un sistema molto banale per scrivere testi. Quindi titolo, sottotitolo, i vari paragrafi, grassetto, corsivo, italico, eccetera, eccetera, vengono gestiti come se fossero un normale file di testo. La formattazione... Che usi su WhatsApp, su Telegram, usi Markdown? Usi un micro pezzettino di Markdown, no? Quando fai il bold, fatto così, eccetera, eccetera. L'idea è sempre quella, ci sono molti strumenti di markup, il Markdown è quello più utilizzato, è anche tra i più semplici, tutto sommato. È un Markdown perché è il contrario del markup. Esatto, è il contrario del markup, esatto, perché è più facile. Quindi ovviamente questo ci consente di scrivere i nostri testi, che andranno le nostre pagine del nostro sito, senza avere competenze riguardo HTML, CSS, JavaScript, perché io faccio l'editore, quindi io scrivo il testo, poi qualcun altro si preoccuperà di impaginarlo in maniera corretta. Questo che per chi viene dall'editoria è proprio... c'è chi scrive il testo e chi impagina il libro, non è la stessa persona. Qui è uguale, c'è chi scrive il testo, il Markdown, e poi c'è chi avrà sviluppato il tema per il nostro sito internet che si preoccuperà di impaginarlo come da volontà, diciamo. Quindi, perché utilizzare una cosa del genere? Cioè, perché abbandonare il feed WordPress per una cosa che tutto sommato sembra un retaggio del passato? Beh, la cosa è abbastanza banale, cioè nel momento in cui io sul mio server che mi eroga il mio sito non ho del codice che gira, è immediato che il mio sito internet è di default nettamente più sicuro. Non ho qualcosa da bucare, non ho un database che può essere compromesso.
non ho del codice che gira, ho dell'HTML che mi viene fornito. Certo. Mi restano le problematiche lato browser, ma quello ce l'ho a prescindere. Okay. È nettamente più veloce. È chiaro che un sito internet che non deve interagire con sistemi di caching, non deve interagire con storage particolarmente complessi, non deve toccare il database, è sempre nettamente più veloce di un sito dinamico. A parità ovviamente di contenuto e del resto delle caratteristiche. Ovviamente. L'altra cosa interessante è che è nettamente più economico. Abbiamo visto un'infrastruttura con WordPress, tu mi serve una macchina virtuale, mi serve un web server, mi serve eccetera. Qui ovviamente quello non mi serve e quindi posso, braccino corto, risparmiare un discreto numero di dollarucci. Soprattutto ovviamente se il mio sito internet scala in maniera importante. Vedremo poi un'ipotesi basata sui tool di Amazon, in cui, detto banalmente, un banalissimo blog, se lo mettete su wordpress.com, mi costa $4, $8 al mese, non mi ricordo sinceramente. Se vi prendete una macchina virtuale, bene che vada, sono $5 al mese. Se lo buttate su un bucket S3, si parla di centesimi al mese. Quindi, chiaro che se io, che sono uno sviluppatore in erba, devo fare un sito internet, quei 10, 20, $30 al mese, se me li risparmio, sono soldi che restano in tasca. A fine anno sono €500 che uno risparmia in un'infrastruttura che non servirebbe assolutamente a niente. Quando quindi li posso usare questi? Perché ovviamente non sono la panacea di tutti i mali. Ci sono degli ambiti di utilizzo e altri in cui non vanno bene. Quando ad esempio devo fare un blog. Scrivo cose mie. Perché devo generare il contenuto ogni volta che un visitatore viene? Una volta che ho scritto il mio post, quello è il contenuto, quello rimane, cioè salva. Quando si fanno delle landing page, chi di voi avrà intenzione di lavorare in quest'ambito si scontrerà con gli uffici di marketing che fanno campagne di marketing a migliaia e migliaia di contatti e fanno atterrare queste campagne, tipicamente via email, direttamente sul sito internet, che ne so, del catalogo, quindi dell'e-shop. Questo cosa vuol dire? Che se io ho 1000 contatti in un'ora perché in quel momento ho mandato il mailing, il sito va giù. C'è niente da fare, proprio va giù e punto e basta. Quello che si deve fare, e vi assicuro che sono anni che continuo con l'ufficio di marketing a dire guardate che dobbiamo prima fare, è creare una pagina, una landing page, cioè una pagina statica dedicata alla campagna promozionale. Quindi io mando il link a quella pagina che è statica, che quindi può reggere il carico di un gozzigliardo di utenti, che è tanto lo stesso. Se qualcuno è interessato, clicca su compra, acquista, eccetera, eccetera, che ovviamente dipende dallo scopo della nostra campagna, e solo chi clicca lì rimbalza sul sito di e-commerce, che è di solito una percentuale minima rispetto alle persone che vengono contattate. Tutti i siti che tipicamente danno informazioni. Anche lì il contenuto è quando io creo la notizia o quando il sito informativo di una società, di un'azienda, non cambia molto nel tempo. Quindi lo creo, pof, e lo pubblico e fine. Ovviamente quando non ho dei contenuti condivisi. Perché? Perché condividere dei contenuti all'interno di un bacino di utenti vuol dire che ho un database di utenti. Se ho un database di utenti, ho un database. Se ho un database, mi serve qualcosa per interrogare il database. E ovviamente in questo caso non sono più così fruibili. In realtà poi ci sono dei barbatrucchi che vedremo più tardi, ma il succo può essere comunque quello. Il fatto che di default non ci possa essere una gestione degli utenti è anche un bene, perché voi siete giovani, ma qualcuno probabilmente lo sa, è entrata in vigore una nuova normativa sulla privacy a livello europeo, e anche la gestione degli utenti a livello di sito internet può essere una rogna che porta via effettivamente tempo e denaro. Io sono il mio sviluppatore in erba, perché devo avere un sistema che mi gestisce gli utenti, che poi devo metterli in regola, bla 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 bla. Taglio a destra al toro, non ci stanno utenti, fine problema. Posso avere utenti diversi nel momento in cui sposto questo carico lato editoriale. Ho i miei utenti locali della mia rete. Che ho fatto qua?
Ah, ho proprio solo beccato il chiudi, cioè capacità di beccare un momento topico. Scusate, perché poi anche al contrario. Ok, questo è il tipico scenario invece di un sito web statico. Arrivo, viene erogato da una CDN che mi eroga file statici, fine, basta, non c'è altro, non c'è assolutamente niente. Se per confronto questo era quello più piccolo per WordPress, notare il livello di complessità che è ovviamente molto molto inferiore. È chiaro che qui sto iper semplificando, perché nessun sito internet è così banale da non dover interagire con niente nel contesto. Ci saranno dei web service ai quali accederò, però ci sono in un caso e ci sono anche nell'altro. Quindi, tolti i fattori comuni, quello che rimane è davvero molto molto poco. Ok. Ovviamente, bello tutto quello che volete, ma a un certo punto, se faccio un blog, vorrei avere dei commenti dei miei utenti, giusto? Ed ecco, posso usare un servizio web esterno. Web services come Disqit. Se devo fare un forum contatti, ci sono dei web service apposta, dei servizi appositi per fare i contatti. Se mi serve fare ricerca, come faccio a fare la ricerca nel mio sito internet? Se non ho un motore di ricerca, mi appoggio a un motore di ricerca esterno. Devo fare un e-commerce, come faccio se è statico? Di nuovo posso agganciarmi a un web service, un services esterno. Questo io ve lo butto qua perché è il mio lavoro. È come si sviluppa oggi, non è detto che sia come si svilupperà domani, però si va sempre più verso soluzioni di questo tipo. Cioè il nostro sito, la nostra web application, è semplicemente un aggregatore di servizi. Quindi ho bisogno del form, non è che mi prendo un form in casa, perché è una pigna tremenda, ci sono già gli utenti, ci sono GPR, devo fare i backup, papà. Utilizzo un servizio che mi garantisce questa cosa. Devo fare un e-commerce, non è che butto sul Magento di turno, perché è un disastro. Mi appoggio a chi mi eroga il servizio. E via discorrendo anche per tutti gli altri, se ne possono inventare più o meno quanti ne volete. Quali sono gli static site generator che vanno per la maggiore? Jenkins è probabilmente il più famoso, usa un engine scritto in Ruby. Exo, che invece usa un engine scritto in JavaScript, e Yugo, che usa un engine scritto in Go. Questo è un link, vediamo se mi esplode in faccia anche di nuovo oppure no. 1, 2, 3, eccolo qua. Questo sito qua vi mostra una bella panoramica di tutti quelli che sono i possibili generatori di siti statici. Qua poi potete sceglierlo in base alle vostre, come dire, personalissime, ai vostri personalissimi gusti. Ok, abbiamo appena detto bello bello bello, ma mi tocca scrivere in Markdown. Non è detto che questa sia una soluzione efficace. Perché? Perché chi deve fare contenuto è abituato a farlo con Word o con uno strumento pigia, grassetto, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono dei tool, dei servizi che rovesciano la frittata, cioè mi danno un'interfaccia, chiamiamola WordPress-like, cioè tipo quella di WordPress, ma alla fine sotto mi generano le pagine HTML già precompilate. Quindi alla fine da un lato ho la semplicità classica di uno strumento tradizionale, chiamiamolo così, ma poi sotto mi generano effettivamente i file statici. Questi sono due, giusto per darvi un'idea di quello che può essere. Quello che volevo farvi vedere è uno di quelli che a noi piace di più, che si chiama Yugo. Yugo ha un grosso vantaggio. Intanto è scritto in Go. Qualcuno ha mai sentito Go come linguaggio di programmazione? Golang, anzi a dire, per essere proprio precisini. Ci picchiano. Loris, cosa gli insegni a scuola? Allora, Go è un linguaggio che ormai è sulla piazza da una decina d'anni. È pesantemente,
arriva pesantemente dal mondo di Google, dove viene usato per tutta la gestione dei servizi sostanzialmente, e ha un grosso vantaggio, cioè è molto semplice, molto leggero, e genera un compilato come ai vecchi tempi, cioè genera un eseguibile direttamente per architettura. Quindi io posso col mio interprete Go sulla mia macchina x86 generare il codice che genererà, che lavorerà su un ARM perché deploy su un Raspberry. Questo è un parametro molto molto banale, e alla fine ho un unico file. Quindi perché a me personalmente, che sono un vecchio sistemista, piace molto Hugo? Perché è banalissimo da installare. Fate il download, c'è un solo file, lo buttate nel vostro pad e avete installato Hugo. Fine. Non serve fare niente, non servono database, non servono utenze, non servono librerie, serve niente. Oppure potete installare l'exe, quindi avanti, 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 fine. Mettono a disposizione il Debian, il pacchetto Deb per Ubuntu, eccetera, eccetera, nel caso in cui voleste usare. Ma la cosa più semplice è proprio scaricarlo, buttarlo lì e chi se ne sta servendo. Ha un'altra cosa che a me personalmente piace moltissimo: oltre al Markdown, supporta anche l'org mode di Emacs. Credo che nessuno di voi abbia mai visto Emacs, a giudicare dai giovani volti. Ma per dirvi, questa presentazione è stata fatta in org mode. Ha il supporto per il multilingua, e cosa che vi tornerà molto utile se andate a lavorare con questi strumenti, può esportare i contenuti in formato JSON. Questo che cosa vuol dire? Che io posso avere l'elenco dei miei post in formato JSON. Questo vuol dire che un servizio terzo si può agganciare a quella struttura dati che è già formattata correttamente, e ovviamente fare quello che fanno, cioè parsing, fare la versione mobile che invece che andare in HTML è un'applicazione nativa che si piglia i pezzettini via JSON, perché no? O altre amenità che si fanno, che fanno gli sviluppatori con questo. Ha una plettora di temi, un po' alla WordPress per capirci. Cosa importante, esattamente come WordPress, vi ricordo, un tema non è solo un foglio di stile e due codici HTML, è un insieme di funzionalità. Quindi alcuni temi hanno alcune funzionalità, altri ne hanno altre, altri implementano solo quelle basilari, e via discorrendo. Ce ne sono davvero, davvero, davvero una marea. Bene, live session, vi faccio vedere al volo come fare una cosa in in Go. Allora, diamo per scontato, perdonatemi per ovvi motivi di tempo, di averlo già installato. Allora, per verificare se l'abbiamo installato, banalmente uno fa un conf, ok, quindi verifico che sia installato, quale versione sia, eccetera eccetera. Nel momento in cui questo comando mi risponde qualcosa, installato, installato. Nel mio caso questo è proprio il binario scaricato da GitHub e buttato nel pad. Fine dell'installazione. Bene, devo fare un fastidio guardare il rovescio e prendere un dietro. Non puoi condividere lo schermo. Sì, però poi c'ho la copia e incolla, diventa proprio un sfarfalla da una parte all'altra e viene veramente brutto. Opa, per quello volevo essere girato all'altro. Come faccio a generare un sito? Beh, la cosa è abbastanza banale. Hugo, devo fare nuovo qualcosa, un sito, e lo chiamiamo prova 01. Boom. Sito creato. Meglio, lo scaffold del sito è stato creato. Vediamo che cosa c'è dentro. Il contenuto è questo. Ho una cartella archetipi dove c'è dentro un default. Un archetipo è il template di un oggetto che voglio creare, una pagina, un post, eccetera, eccetera. Sono tutti archetipi. Posso crearmene miei, ovviamente, non devo per forza usare solo quelli di default. C'è il file di configurazione, la cosa è abbastanza ovvia, cioè da qualche parte come generare questo sito lo devo avere. Ho i contenuti, cioè dove finiranno effettivamente le mie pagine, i miei post, eccetera, eccetera. Ho una cosa che secondo me fa una grande differenza, ho una cartella data. Che cosa vuol dire? Abbiamo appena detto che
Uno dei difetti, se vogliamo, dei siti web statici è appunto la difficoltà nell'interazione, cioè cosa faccio se io col mio sito voglio fare un catalogo? No? Dove riprendo i dati del catalogo se non da un database? Beh, anche qui non è che i cataloghi vengono aggiornati in tempo reale, di solito i cataloghi vengono aggiornati a scadenza fissa. Questa scadenza fissa può essere, bene, ho generato il mio catalogo, faccio un export in un formato che può essere il JSON, può essere lo YAML, può essere quello che volete voi, lo butto dentro data e Yugo può prendere i dati che sono dentro data, scusate il gioco di parole, e generare il sito basandosi su quelli. Quindi ovviamente torno ad avere un sito dinamico, perché il sito cambia a seconda del contenuto di data. Quello che succede è che data, invece che essere popolato in tempo reale, viene popolato con lotti batch in maniera quella che vi pare a voi. Stefano, ti do solo il tempo. Sì? Se vai in chiusura adesso c'è il cambio. Sono tardissimo, come al solito. Benissimo, c'è chiudere un attimo. Bla 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 bla. Vabbè, facciamo una cosa iperveloce, tagliamo ovviamente tutto l'ambaradan. Se voglio creare un contenuto, banalmente faccio Yugo new, che ne so io, post primo.markdown. Non sono dentro l'ambiente. Cosa? Non sono dentro il proprio. C'hai ragione, scusa, è che non riesco neanche a dare. Là, ok. Facciamolo così in maniera molto stupida, dentro content post c'è il nostro primo titolo. Questo, il front matter, mi indica i metadati che sono di quell'articolo, la data, l'autore, se è in draft oppure no, tutti i dati che noi possiamo mettere e possiamo poi riutilizzare a seconda del template, e qui ovviamente ci scrivo bla bla quello che mi interessa. Ops. Là, se voglio vedere che cosa succede, Yugo ha questa cosa carina che è il server per vedere anche i documenti in draft, ci metto un meno D, ottengo questo link qua, per il momento a noi va anche bene, giusto? Sì. E ottengo una pagina bianca. Perché ottengo una pagina bianca? Semplicemente perché ho creato un contenuto, ma non gli ho detto su che tema applicarlo. Quindi lui ha detto, beh, quindi che ce devo fare? Ovviamente la cosa da fare è scegliersi un tema. Offerte. Scusate. Pigliamo il tema più cretino che possiamo avere. Me lo clono da GitHub, che è uno dei tanti che abbiamo visto prima, e banalmente modifico il file di configurazione. Cosa? Ho messo le virgole, non sbaglio. No, faccio tutto da solo. Grazie. No, va a modo, facciamo così. Là. Questo è il file di configurazione dell'ambiente, aspettate, c'era già. L'ho buttato dentro due volte. Là. A questo punto dico che tema utilizzare. Esc, salve. Mamma, che fatica. Magari ci metto anche le cose dove devono essere messe. Ok. Qui vorrei farvi notare che vi ha generato 10 pagine, ha processato 3 file statici, bla 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 bla, in 36 millisecondi. Questo vuol dire che se anche avete un sito di 1500 pagine, la generazione comunque avviene a livello di secondi, quindi non è che uno debba aspettare chissà che cosa. Lo ricarico, ma eccoci qua. Sì, questa volta ho il mio sito con il mio primo post abbastanza cretino. Se mi cazzano e mi dicono che è finita qui, io mi fermo. Volevo solo farvi notare una cosa. Date un occhio a questi strumenti, perché sono probabilmente gli strumenti che si andranno a utilizzare da qua a poco tempo.
proprio perché mentre il core rimane sempre molto molto leggero, questo, ah, banalmente, per fare, metterlo in produzione, qui fate, avete un server FTP, trascinate, buttate dentro e è morta la persona, non c'è, non c'è. Scusate, un attimo solo. Sì. Alcuni componenti con tenuti dinamici tipo Ajax, tipo cose di questo genere, è possibile fare del JavaScript che comunque faccia qualcosa? Il JavaScript gira sul tuo browser, quindi quello che tu ci fai sono affari tuoi. Ad esempio, una delle soluzioni di ricerca è basata su questo. Cioè ho una funzione Ajax che mi interroga il sito facendomi restituire il JSON e fa una ricerca dentro il JSON. Quindi un bridge con un altro, con un web server? No, sì, sì. Non ho niente web server. Cioè io ho già tutto in pancia, non mi serve assolutamente niente, quindi alla fine non ho. Ti servono servizi aggiuntivi quando ovviamente mi servono i contatti, quando mi servono cose del genere, ma a quel punto è anche meglio che siano servizi aggiuntivi, perché non sono più in carico mio. A quel punto il backup lo fanno loro, la gestione degli affari lo carico loro e mi alleggerisco non poco la vita. Fuori dal pensiero. Sei fuori dal pensiero, bene.